Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. I forzisti, come li chiamano adesso i senatori di Forza Italia, difendono Matteo Salvini, dicono questo, quello che è successo ieri al Senato è un pericoloso precedente, è stata scritta una pagina buia nella nostra democrazia. Ma ovviamente quando si hanno al governo forze come i 5 Stelle, un PD scatola vuota, capite che la scatola vuota assieme ai 5 Stelle, che già solo il nome vi fa capire tutto, ovviamente scriviamo delle pagine buie della storia della Repubblica, senza se e senza ma. Sono anch'io d'accordo che questo è un pericoloso precedente. Quindi, Renato Schifani, poco prima dell'aula, annuncia il voto contrario di Forza Italia all'autorizzazione a procedere contro Salvini, no, il capo della Lega, e dice che questo spedire Salvini a processo per la Gregoretti è una pagina buia. Quindi per l'ex presidente del Senato, che ne ricorda un'altra in cui usò gli stessi termini nel 2013 sulla decisione della Giunta per il regolamento di imporre il voto palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Con quel precedente ingiusto, da allora in questi casi il voto non è più stato segreto. Abbiamo Fiammetta Modena, sempre di Forza Italia, che dice: la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini è un pericoloso precedente, inaccettabile. Teorizza una sorta di condotta negativa del ministro in un atto amministrativo. Misconosce migliaia di pagine di diritto, di giurisprudenza, in cui si distingue l'ambito di direzione politica da quello puramente amministrativo, delegato totalmente ai funzionari dello Stato. E aggiunge che se passasse questa impostazione, D'Alema dovrebbe rispondere della guerra in Serbia, Monti e Terzi di aver rimandato in India i Marò, Maroni dei respingimenti sanzionati dall'Europa. Ma ovviamente, come dicevo prima, col PD e i 5 Stelle al governo, la magistratura sta facendo politica. Sta facendo politica e sta contrastando la Lega di Matteo Salvini. E come può contrastare una parte della magistratura Matteo Salvini? Imbastendo processi, quello è l'unico modo che può fare. E poi Lucio Malan dice: vogliamo vivere in un paese dove chi governa manda in prigione chi ha governato prima di lui? No? E poi dice: non ha senso dire Salvini rinunci all'immunità. Perché qui non stiamo affrontando il merito della sua tutela, ma dobbiamo decidere se c'è un confine tra le decisioni assunte autonomamente dalla politica nell'ambito della tutela di un primario interesse nazionale e l'azione giudiziaria. I senatori di Forza Italia in maniera garantista fanno muro intorno al capitano, e dice: ho votato contro, nonostante l'atteggiamento di Salvini. In ballo c'era la persona, ma la funzione che la persona ricopre, afferma Andrea Cangini. La sinistra vuole trattare Salvini come fece per Berlusconi, che fu perseguitato giudiziariamente, accusa in aula Marco Perosino. Assolutamente d'accordo. E Adriano Paroli dice: dopo quanto deciso coerentemente per il caso di Ciotti, concedere oggi l'autorizzazione a procedere sarebbe un precedente negativo per le istituzioni democratiche del paese. Anche qui assolutamente d'accordo. Ricordiamo anche che la corrente di sinistra della magistratura, Magistratura Democratica, diceva che il caso di Ciotti era un precedente negativo, cioè quello di aver impedito il processo. Quindi qui una parte della politica dice un precedente mandare a processo Salvini e Magistratura Democratica dice un precedente non aver mandato Salvini. Capite che qua c'è politica contro politica, qui non è politica e magistratura, qui è politica e politica, niente di più. Anche Giorgia Meloni interviene sul caso Gregoretti, lei che non è senatrice, era andata anche in Senato dalle tribune ad assistere a quello che stava succedendo.
Mentre lei cresce nei sondaggi e Fratelli d'Italia dice alla Lega non rompa l'alleanza sulle regionali. Ovviamente sarebbe un errore adesso dividere il centrodestra. Quindi, mentre i giornali fanno a gara a inventare una sorta di braccio di ferro tra Salvini e la Meloni per il candidato in Puglia, Giorgia Meloni spiazza tutti e si presenta a Palazzo Madama. Non è da sola, con lei Giovanni Donzelli e Francesco Lollobrigida e seguono il discorso di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Un gesto simbolico, ma fortemente pregnato di tanti significati, un simbolico gesto di solidarietà nei confronti dell'alleato che le vale il ringraziamento pubblico del capitano. Giorgia Meloni dice: sono qua al Senato per manifestare solidarietà a Salvini, che rischia di andare a processo perché ha fatto il suo lavoro, quello per cui lo hanno scelto gli elettori. Se un ministro non può fare il suo lavoro, la democrazia è finita. Fratelli d'Italia, che sale al 12,7% nel sondaggio ICSE, a 2 punti dal Movimento 5 Stelle. Il partito è sostenuto dall'elevato indice di gradimento della stessa leader, che può contare una fiducia pari a quella di Salvini, tutti e due al 35% nell'ultimo sondaggio che ho pubblicato questa mattina, dietro Conte di 2-3 punti staccato, credo al 33, 32-33% Conte e Salvini e Meloni al 35%. Quindi il leader più amato degli italiani in questo momento è proprio lei, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Intanto la Camera approva la mozione di Fratelli d'Italia contro il Nutri-Score, il sistema di etichettatura a semaforo dei prodotti agroalimentari di proprietà di un'agenzia del governo francese, pensato per danneggiare il Made in Italy, ovviamente. La difesa della nostra patria passa anche per la difesa dei nostri prodotti. Ora il governo si faccia sentire con gli euroburocrati di Bruxelles. Fratelli d'Italia sta anche lavorando per la campagna elettorale per le suppletive del Collegio Roma 1 della Camera, dove l'avvocato e professore di diritto tributario Maurizio Leo, già autore della proposta per la flat tax incrementale dal partito, si scontrerà il 1 marzo con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Una sfida della competenza, come è stata ribattezzata, in un collegio difficile e a forte connotazione di centro-sinistra. Quindi Giorgia Meloni, la più amata degli italiani assieme a Matteo Salvini. Così si parla della tentazione di Salvini di correre da solo nelle regionali, ma secondo me sono tutte delle costruzioni giornalistiche atte a cercare di vedere un litigio nel centrodestra, quindi e questi sono i giornali soliti fiancheggiatori del centrosinistra che il centrosinistra opera per sconfiggere Matteo Salvini con i processi, i giornali inventano divisioni, quindi ci sono degli attacchi concentrici proprio indirizzati sempre contro i leader del centrodestra. Questo non succede mai con il centrosinistra perché in Italia funziona così da diversi decenni. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Nella community del canale ci sono spesso dei sondaggi a cui potete partecipare e commentare. Questo con l'iscrizione è una regola di YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.